Il fossembronese Giorgio Ferretti, 53 anni, appassionato di ciclismo da sempre, partirà domani 25 giugno da Udine con destinazione Copenaghen. 1800 i chilometri totali da percorrere in ben 14 giorni. Giorgio toccherà varie capitali europee come Salisburgo, Monaco, Praga e Berlino a bordo della sua bici. Questo è uno dei tanti viaggi che faccio da anni, diciamo. Il primo sempre partendo da Fossombrone e andando a Barcellona, poi a Londra, poi ad Amsterdam. L'obiettivo è quello di vedere posti nuovi, vedere posti dove non sono mai stato. Quindi quest'anno, diciamo, farò un po' l'Austria, la Germania e andrò verso la Danimarca. L'obiettivo è quello di scoprire nuovi paesaggi mai esplorati e esplorarli in bicicletta, perché è molto diverso viaggiare in bicicletta da viaggiare in auto. C'è tutto un altro approccio, tutto un altro sentimento e altre sensazioni. Ferretti non sarà solo in questa avventura, lungo il viaggio sarà affiancato da un suo caro amico. Quest'anno non sarò solo nel viaggio, con me ci sarà Onorato Fedon che abita a Domegge di Cadore, quindi partiremo entrambi da Udine e da lì proseguiremo insieme per tutte le tappe. Dunque Giorgio, 14 tappe tutte da vivere, come è suddiviso il viaggio? Le tappe toccheranno principalmente alcune delle città più belle, quindi Salisburgo, Monaco, Praga e Berlino. Poi da Berlino seguirò una ciclabile che ho trovato su internet che arriva fino a Copenaghen. Poi ovviamente ci sono tappe intermedie che ancora non sono ben fissate, perché poi durante il viaggio molte cose cambiano e dipende da tante cose, quindi la tappa intermedia può cambiare, si può dormire sempre in posti diversi. Durante tutto il percorso Giorgio insieme a Fedon realizzeranno foto e video raccontando l'avventura, il paesaggio e le persone. Ovviamente noi viaggeremo da soli, quindi ci farebbe molto piacere avere compagnia. Se ci volete seguire, noi saremo su Facebook, pubblicheremo ogni giorno foto curiose e racconteremo un po' le nostre storie. Ci potete seguire su Giorgio Ferretti Fossombrone e quotidianamente, ogni sera noi ne approfitteremo per riposarci e insieme a voi condividere il viaggio, condividere le notizie. Quindi mi raccomando, seguiteci perché la cosa ci fa molto piacere e ci tiene compagnia.